Il sindaco di Montore Alvomano, Fabio Altitonante, è nuovamente intervenuto per sedare le critiche spinte dall'opposizione comunale a seguito della determina con cui l'ente ha disposto l'abbattimento di 13 alberi che verranno sostituiti con alberature di terza grandezza idonee alla piantumazione in prossimità degli edifici, questo per motivi di sicurezza nonché di manutenzione, così come da relazione tecnica fatta da un esperto. Uno scontro anche politico che vede da un lato l'amministrazione del sindaco Altitonante che rimane ferma sulla decisione di tagliare le piante perché malate e che mettono a rischio la sicurezza, dall'altra l'opposizione comunale, partiti di area centrosinistra, associazioni e cittadini che chiedono di coinvolgere la popolazione e di ascoltare altri pareri per evitare in parte o del tutto il taglio degli alberi. L'ordinanza del taglio dei 13 alberi su Viale Duca degli Abruzzi è una cosa che ci dispiace, ci addolora, ma non è nessuna scelta politica. È la conseguenza di una relazione tecnica sulla pericolosità di questi alberi, dove oggi in Viale Duca degli Abruzzi ci sono più di 100 alberi. Il PD ha attuato il suo solito schema, cioè andare contro l'amministrazione e strumentalizzare. Nulla c'entra l'ambiente. Le scelte politiche in questi anni fatte a Montorio Romano sono altre. Ad esempio, il PD ha votato in Consiglio Comunale l'edificazione di un autodromo dove si prevede il taglio di 1.000 alberi e l'edificazione in chilometri quadrati oggi a verde. Il taglio di questi 13 alberi nulla c'entra con la pista ciclabile, perché la pista ciclabile, la riqualificazione di Viale Duca degli Abruzzi si fa in carreggiata, con una riqualificazione totale di una via oggi degradata. Non stiamo facendo il progetto come dal Badriatica, dove verranno abbattuti 150 pini per la pista ciclabile sul lungomare, e quindi capite bene che qui parliamo solo di una questione politica, nulla c'entra con l'ambiente. Per concludere, se fate una passeggiata per Viale Duca degli Abruzzi, vedrete oggi la presenza di ben visibile del taglio in questi anni di 15 alberi, dove sono rimasti i pezzi di tronco. Pianteremo 10 alberi per ogni albero abbattuto, quindi a Montoro ci saranno piantumati 130 alberi.